Due pizzerie sono state sospese perché non rispettavano le misure anti-Covid e poi 8 sanzioni amministrative e 4 denunce penali. Anche la polizia locale dell'Unione Valnure Valchero sta lavorando in prima linea per garantire il rispetto delle misure restrittive contro l'emergenza sanitaria. Finora gli agenti hanno identificato quasi un migliaio di persone e controllato 810 veicoli. Complessivamente, comunque, nei comuni di Carpaneto, Podenzano, San Giorgio, Gropparello e Vigolzone, il senso di responsabilità ha prevalso. A seguito di tanti controlli fatti sulle strade e comunque anche non solo alla guida di veicoli ma anche sulle persone controllate, bisogna dirlo che la gente effettivamente, le persone sono state corrette, sono state veramente poche le persone che hanno comunque disobbedito. Nel corso dell'allerta, inoltre, la polizia locale dell'Unione Valnure Valchero ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna l'attivazione del servizio di protezione civile, che si è contraddistinto per 283 ore di lavoro e 27 volontari disposti su vari turni. La nostra centrale operativa è proprio stato il centro di tutto questo sistema, perché ha dovuto sbrigare e comunque rispondere a tutte le informazioni e i problemi che le persone, anziani o comunque anche adulte, di volta in volta chiedevano, facevano e cercavano di avere delle risposte. Ecco, questo è stato un ruolo importante per noi. Un'attività che è stata ben accolta dagli abitanti, tanto che qualcuno ha consegnato una lettera di ringraziamento al corpo di polizia locale. Ogni vostra risposta ci rassicura sui nostri disorientamenti, si legge nel messaggio cartaceo, dovuti sia alla paura di sbagliare che al desiderio di fare la nostra parte per arginare la diffusione di questo nemico invisibile.